a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Mega Ticker. Come vedete ho allestito un piccolo tavolino con delle cose che non c'entrano effettivamente nulla col canale, ma ho scoperto che tantissimi di voi che mi seguite siete motociclisti. Ebbene sì, questo è Mega Ticker quando aveva ancora la passione. No, la passione c'è sempre, ci rimarrà sempre, ma quando effettivamente praticava lo sport del motociclismo. Questo è un asciugamano che me l'avevo fatto stampare, non l'ho mai usato per non rovinare questa bellissima foto. ZXR10 del 2008 in pista a Mugello, ma bando alle ciance, magari questa volta nessun motociclista vede il video, quindi andiamo a vedere cosa vi ho portato oggi. Intanto vi dico che probabilmente poi farò un piccolo stop, mi prendo una vacanzina anch'io, non so se riuscirò a portarvi contenuti prossime settimane, ma se non lo farò poi ci vediamo comunque a settembre, ma non è mai detto, mai dire mai. Qui oggi cosa ho? La PlayStation Fat, la mia prima PlayStation 4, e la PlayStation Pro, ok? Io la Slim non ce l'ho, quindi di quello non ve lo posso far vedere. Vi starete chiedendo, forse l'avrete già letto nel titolo sicuramente, di cosa si tratta il video. Ebbene, in rete ci sono un sacco di video dove vi fanno vedere come si puliscono le ventole di queste due PlayStation, ma ognuno ha il suo metodo e io oggi vi porto qua il mio. Tra l'altro vi voglio dire una cosa, io ero molto molto scettico sul fatto che una pulizia potesse diminuire così drasticamente l'effetto ventolone d'aeroporto, cioè aereo. Io praticamente ultimamente ormai giocavo con i tappi alle orecchie perché questi due gioiellini facevano un rumore insostenibile. Ero scettico, come vi dicevo, invece poi ho pulito le ventole ed ecco lì che si è abbassato veramente veramente tanto, tanto che nella mia PlayStation Pro ho levato quelle ventole aggiuntive che avevo messo qua dietro, perché alla fine sono riuscito a ottenere veramente un silenziamento della PlayStation pazzesco. Andiamo a vedere un attimo, sono leggermente diverse. PlayStation, da cosa iniziamo? Dalla PlayStation Pro, che è la più facile. PlayStation Pro e PlayStation Slim hanno adottato lo stesso sistema, praticamente non bisogna avere attrezzini, cacciaviti o quant'altro, basta andare sul lato davanti, questo qua il lato davanti, la prima volta sarà durissima, penserete che sto dicendo una cagata, invece vi assicuro che andate a prendere i due angoli lì, tac, andate indietro, fate una forza all'indietro, ecco lì che la PlayStation si toglierà dagli incastri davanti. Andate a fare un piccolo slide all'indietro e voilà, il coperchio è andato via, eccolo qua, e sotto si scopre quello che è il nostro bel ventolone della PlayStation Pro. Adesso lo vedete pulito, come vi dicevo non è una, io l'ho già pulito una settimana fa, qualcosa del genere. Comunque, pennellino, non come questo che veramente non ne ho altri in casa, ma pennellino alla mano, potrete andare negli interstizi della ventola, magari tenendola un po' ferma e tutto quanto, andrete a levare la sporcizia, le schifezze varie, ed ecco lì che si dà una pennellata, si toglie tutto lo sporco e poi si passa a questo. Ebbene sì, non sono tornato dalla spiaggia per asciugarmi i capelli, anche perché d'estate sarei veramente un coglione. Invece aria fredda, non fondete la play e comunque non scaldate ulteriormente questo phone. Vabbè, c'è qualche parrucchiere, guardate che bello, è mia moglie Parlux, vi potrei fare una recensione anche di questo, è il Ferrari del phone, ma non mi serve adesso andare a recensire questo, mi serve andare a far casino, non sentirete più nulla. Ad ogni modo si va a togliere tutta la polvere, così io invece che succhiare con un aspirapolvere vado negli interstizi e vado a levare la polvere. La polvere tipicamente, va bene, facciamo, adesso è un po' troppo realistico, facciamolo senza casino, la polvere si va a intasare in queste feritoie che sono quelle che aspirano, si vanno ad attaccare tutta la ventola e a distribuire tutto dentro. Vi assicuro che con il phone voi riuscirete a mandare fuori tutta la polvere che vi romperà le balle. Una volta fatta la bella pulizia, ragazzi, non vi resta che richiudere il coperchio, quindi scritta Sony ovviamente sul davanti, si va a mettere dietro, c'è un piccolo incastrino, mettete un po' così in impennata, rimaniamo in tema motociclistico, si va a portare davanti e
clac, la PlayStation, eccola qua, non si è spaccata, quel tac non era che ho distrutto la PlayStation, ma semplicemente che l'ho richiusa, pronta per non far casino alla prossima giocata. Andiamo invece a prendere, eccola qui, la FAT, la prima PlayStation, questa qua ce l'ho praticamente dal day one. Poi vi farò vedere anche un piccolo trick, come si chiamano, tips and trick, va bene, poi vi spiego quando l'apro. La ventola non è sulla parte superiore, anzi vi faccio vedere una piccola cosa, qua sopra c'è invece alloggiato e comodamente si può andare a sostituire l'hard disk, ok, c'è lo sportellino e si leva da qua, ma non è quello che ci interessa a noi, questo qua lo andiamo a rimettere senza fare danni possibilmente. È veramente comodissimo, la andiamo a girare dall'altra parte e la ventolona sarà qua sotto. Cosa andremo però a fare? Dobbiamo svitare una, due e tre viti. Per la precisione sono viti Torx, anzi no, per essere precisi sono Resistorx, perché a differenza delle Torx hanno un piccolo pigullo che rompe le balle. Io non so se lo potete apprezzare, vedere, comunque là dentro c'è, oltre la Torx, deve essere appunto bucata, ecco qua, vedete che c'è un buchino qua dentro per andarsi ad attattare. Io prendo i miei bellissimi occhiali, come vi ho già detto, e vi dico che la Resistorx in questione deve essere una T9, ok, se ne volete comprare solo uno, o se volete, come vi avevo già fatto vedere in un altro video, Beta, questo qui è un kit veramente completissimo dove potrete andare a smontare qualsiasi cosa abbiate in casa di elettronico eccetera, veramente completo, io lo uso tantissimo. Vado a smontare, a svitare le viti dietro, sono tre come vi dicevo, ovviamente la prima volta, tra l'altro credo che qua ci siano dei sigilli normalmente e quindi vanno tolti, io non me lo ricordo perché la Play ce l'ho veramente da tanti tanti anni, questa operazione penso di averla fatta n volte. Si svitano le tre vitini, si fa attenzione a non perderle, in questo mi aiuta questo asciugamano poroso. Vado a levare dal dietro la cover ed è voilà, anche qui avremo la nostra PlayStation con la nostra ventolona e si può fare una bella pulizia. Anche qui vado di pennellino, si spennella tutto bene dove vedete che è attaccata la polvere, si va a dare una fonatina e voilà, il je s'en fais, come si dice. A questo punto non vi resterà anche in questo caso da chiudere la PlayStation e tornare a giocare. Vi volevo dire però, vi avevo detto che vi parlavo di un piccolo trucchetto, non so se qualcuno di voi è capitato o ahimè capiterà che la FAT vi continua a sputare fuori il disco, ebbene sì, un modo veramente casalingo per risolvere questo problema è andare a inibire questo contatto. Vedete che io ho messo del nastro adesivo qui, questo contatto è quello preposto all'espulsione del disco. Va a lavorare con queste, vediamo se riesco a farvele vedere, queste lamelline che sono in corrispondenza dei tasti, vedete? Tasto espulsione, tasto accensione. Io vado a inibire in quella maniera, isolando di fatto il tastino per l'espulsione, non mi rompe più le balle, poi vi direte, ma e poi i dischi li lasci per sempre là dentro? No! Dal controller, una volta che si va nel disco, io non lo sapevo, infatti fu la mia prima domanda, la mia perplessità. Dal controllo si può dire espelli disco, è un po' più macchinoso, ma io non espello dischi tutti i giorni, mi va benissimo e ho risolto quel problemino. Vado a mettere, come vi dicevo, la cover, prima da dietro ovviamente, poi davanti, non è vero, ho detto esattamente il contrario, in questo caso si mette prima in impennata la parte davanti e poi si va a chiudere. Qua non farà il tlac perché di fatto a tenerlo ci saranno le tre viti, no, vi evito la noia di vederle di nuovo montare, me lo faccio dopo, e comunque una volta montata la PlayStation è pronta per ripartire. Vi assicuro, come avevo già detto, che al 100% la PlayStation ne gioverà, ne gioveranno i componenti interni, ma ne gioveranno soprattutto le vostre orecchie. E con questo video è tutto, spero di essere stato utile a qualcuno che già non sapeva come fare
e ci vediamo forse a settembre. Come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, pubblicizzatemi tra gli amici, insomma fate crescere questo piccolo canale di Mega Ticker, perché io ho tante idee in testa e voglio tenervi compagnia. Ciao a tutti ragazzi e buona estate per chi deve ancora andare in vacanza.